La sezione di Salerno del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha dato ragione al comune di Atena Lucana, difeso dall'avvocato amministrativista Nicola Senatore, contro il ricorso presentato da un cittadino che intendeva recuperare un fabbricato agricolo da destinare a civile abitazione attraverso il miglioramento sismico ed efficientamento energetico, attraverso quindi il superbonus 110%, pur essendo dotato soltanto di mura perimetrali, privo di solaio e di copertura. Condizioni queste che impediscono di accedere alle agevolazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia. Tal Campania ha dato ragione all'operato del nostro ufficio tecnico, che io ringrazio nella persona dell'architetto Fabio Tondi e del geometra Davide Langone, che in questi periodi si stanno sobbarcando una mole di lavoro non indifferente dovuto proprio a queste pratiche di agevolazione edilizie previste dalla normativa nazionale. Nel merito, più volte noi abbiamo accompagnato il cittadino cercando di far capire le ragioni che erano alla base del diniego che era stato fatto rispetto a quella richiesta di concessione edilizia. Purtroppo il cittadino ha ritenuto che i suoi interessi fossero stati lesi da parte dell'operato dell'ufficio e quindi ha esperito questo ricorso presso il TAR di Salerno. Sono contento anche per il fatto che ripeto, il TAR ha dichiarato che è infondata la richiesta di questo cittadino e quindi ha dato pienamente ragione all'operato dell'ufficio tecnico comunale di Atena Lucana. Ufficio tecnico che io ribadisco nel tempo, non solo con la mia amministrazione, ma nell'arco di tantissimi anni è stato sempre un ufficio aperto al dialogo con i cittadini, con le imprese e tutto ciò che accade sul nostro territorio ne è testimonianza. È dispiaciuto a me in primis come rappresentante dell'amministrazione, ma anche ai miei dipendenti, che questo cittadino si sia sentito gravemente danneggiato da un provvedimento che invece era basato e fondato su tutti gli elementi di legge.